Tutto pronto per la tappa di Brindisi della Radio Norba Battiti Live, il secondo appuntamento dell'edizione 2019 in programma domani, domenica 7 luglio 2019, in piazzale Legno Flacco, nella suggestiva cornice del lungomare del capoluogo adriatico, è stata presentata questo pomeriggio alla vigilia dell'appuntamento brindisino nella sala Università di Palazzo Nervegna, alla presenza del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, dell'assessore al turismo Oreste Pinto, del presidente di Radio Norba Marco Montrone e dei conduttori dello show Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Cominciamo da Elisabetta per Cavalleria, è a Brindisi la prima volta, una città che hai detto fra poco andrai. È una città che voglio riscoprire, sono arrivata poco tempo fa, felice di essere qui, emozionata, e seconda puntata del Radio Norba Battiti Live, non vediamo l'ora di salire su quel palco. Gli 3 anni di Battiti Live, la Puglia, il calore dei pugliesi lo hai vissuto pienamente? Sì, tantissimo, è uno dei miei programmi preferiti, si sente tantissimo il calore del pubblico, ci sono tantissime persone a vedere questo programma, è veramente un impatto fortissimo, veramente molto bello quando siamo fuori su questo palco, tutto questo colore del pubblico, questa energia arriva veramente tanta, tantissima. Alan, nel mondo la Puglia viene considerata adesso una delle più belle mete anche per fare turismo, soprattutto per quello, quindi Battiti Live ci entra pienamente. Assolutamente, contribuiremo anche noi a renderla ancora più popolare, è stata sempre meravigliosa, in tanti se ne accorgono sempre di più, adesso diventa, diciamo, epicentro anche di attività musicali, televisive, festival. Battiti Live torna nel capoluogo bessapico dopo 4 anni, ma Brindisi resta comunque una piazza amata dagli organizzatori dell'evento musicale dell'estate. Battiti Live è un marchio ormai collaudato, sicuramente una certezza ormai dell'estate italiana, perché il fatto che Italia 1 la riporta a tutti gli italiani è una soddisfazione. Sì, una grande soddisfazione, una soddisfazione che arriva dopo tanti anni, siamo al 17ª edizione, e lo show è cresciuto, è maturato, ha acquisito credibilità, però mi piace dire che non ha mai perso il proprio DNA, abbiamo mantenuto coerenza sulle scelte di fondo che abbiamo fatto tantissimi anni fa, come per esempio quello di andare nei centri delle città, di continuare ad andare nei centri delle città nonostante sia evidentemente uno sforzo produttivo importante, perché sarebbe molto più facile per noi fare battiti in uno stadio o in una periferia dal punto di vista della produzione, però perderemmo uno degli elementi essenziali dello show, perché per noi le location e il pubblico sono importanti tanto quanto il cast. Siamo felici in questo modo anche, come diceva lei prima, di rappresentare nel nostro piccolo anche un volano per il territorio, perché la riemissione di Italia 1 è una gratificazione per noi, ma è una gratificazione per tutto il territorio. La prima volta che ad Italia 1 hanno visto le immagini del nostro show sono state colpite dalla bellezza delle immagini e dal pubblico, dal calore con il quale il pubblico era protagonista dello show. Siamo felici di questo, perché abbiamo sempre detto Battiti è nata come l'evento di Norba, ma oggi è l'evento di tutti. Oggi è l'evento di tutti, è l'evento della Puglia, è l'evento delle città che ci ospitano, è l'evento della gente che viene in piazza e che ne diventa parte integrante, e di questo forse è la cosa più bella che portiamo a casa ogni sera dalle tappe. Io ho avuto il piacere di intervistarla qualche anno fa in occasione di un set di Radio Tour dove c'erano Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo qui a Brindisi, col track. Lei mi disse una cosa bellissima che oggi ha confermato, il fatto che sperava che Brindisi potesse crescere sempre di più. Oggi lo ha confermato ed è bello anche per i cittadini di Brindisi sentire questo. No, lo dico davvero, noi siamo qua da martedì, mercoledì. Io ho girato la città e ho trovato una città cambiata, una città molto bella, molto godibile, una città che ha rimesso il mare al centro, sviluppando tutta la parte del lungomare. Questo è un merito di sicuro di chi l'ha governata, però io credo sempre che il merito principale sia di chi la vive la città, perché può essere, una città può essere governata malissimo o benissimo,
ma se non c'è un senso di partecipazione, un senso civico da parte di chi la vive, il risultato non si porta mai a casa. Io ho visto tanto senso civico, ho visto una città bella, ordinata, dove la gente passeggiava, consumava, ma come dire, con grande decoro, e questo è stato veramente una grande gioia. Per la tappa brindisina è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Arriveranno dappertutto per assistere allo show della Radio del Sud. La città si è preparata al grande evento. Noi siamo contenti di ospitare questa tappa del circuito Battiti Live, che ormai è diventato nel panorama estivo il principale appuntamento musicale italiano. Tant'è che poi ci sarà anche un passaggio il 17, mercoledì 17, su Italia 1 del concerto. E siamo contenti per due motivi essenzialmente. Il primo, per offrire un grande spettacolo, soprattutto ai più giovani, che potranno vedere dal vivo i principali artisti, no? Quelli più acclamati nel momento. E secondo, perché questa è una grande biglietto da visita, un'occasione, una vetrina per la città di Brindisi. Noi su questi avvenimenti stiamo puntando moltissimo, e con orgoglio possiamo dire che Brindisi probabilmente è quella che si è ritagliato un posto speciale in questo cartellone estivo in Puglia. Siamo partiti alla grande con la Brindisi Corfù, adesso arriva la tappa di Battiti, si attendono oltre 10.000 persone, passaggio televisivo anche nazionale, e proseguirà con altri grandi eventi, da anche la motonautica successivamente, ma poi il Festival Blues, il Puglia Book Festival, che è un altro avvenimento su cui teniamo particolarmente. E ecco, insomma, diciamo, senza voler trascurare gli altri, adesso a memoria tutti non le ricordo, proprio sono tanti, penso che Brindisi si sta ritagliando un ruolo, una posizione di visibilità nell'intera regione. Vi posso assicurare che l'impegno per un evento di questo tipo è veramente notevole. Io ringrazio tutti coloro i quali hanno collaborato, dalla macchina amministrativa del comune di Brindisi, i tecnici, la polizia locale, ma anche tutte le forze dell'ordine in prefettura. Insomma, è stato, ed è tuttora, perché è tuttora in corso in questo momento il collaudo del palco, della zona che ospiterà tutti gli spettatori. È stato, vi posso assicurare, un impegno enorme. Noi abbiamo messo in campo anche situazioni nuove, mi fa piacere, non so dire, che per la prima volta ci sarà il parcheggio di Sant'Apollinare, dei vari parcheggi satelliti, abbiamo circa 2.000 posti auto e servizi navetta, e poi ovviamente sappiamo, per questi grandi eventi bisogna arrivarci a piedi. È stato uno spettacolo fortemente voluto dall'amministrazione, che rende vivo il nuovo corso che abbiamo voluto dare, una promozione territoriale che passa anche attraverso grandi eventi, anche attraverso un'immagine diversa della città, attraverso dei canali importanti, quale può essere quello di Telenorba e quello di Italia 1. Quindi Brindisi sarà vista sotto una luce diversa, e poi avremo il divertimento assicurato con il meglio della musica italiana. 4 cantanti tra i primi 9 in classifica, gente come Tiro Mancino, J-Ax, Luca Carboni e Clementino, che non hanno bisogno di presentazioni, pertanto ci aspetta una serata bellissima per Brindisi. L'appuntamento è quindi domenica 7 luglio, poco dopo le ore 21, in piazzale Legno Flacco, con un cast da urlo che vedrà sul palco, tra gli altri, J-Ax, Tormento, Achille Lauro, Giusy Ferreri con Takagi Ketra, Baby K, Luca Carboni, Tiro Mancino, Clementino e il vincitore di Amici, Alberto Urso. Quello ai brindisini e a quelli che verranno domani. Mi raccomando, divertitevi, bravo. Insieme a noi. Lasciate da parte i problemi, lasciamo da parte qualsiasi problema, proprio belli, a cuor leggero, andiamo in piazza e divertiamoci. Esatto. Grazie. Grazie.